partiti. Prime fasi della corsa con Tech Desert, il numero 9, che acquisisce il comando della corsa. Alle spalle della leader prendono posto prima Signori Miei all'esterno, poi anche Passer Fritz. Subito dietro ai primi c'è Taini, con a ridosso anche Signor Tiziano. Cavalli che completano la prima curva, affrontano adesso il passaggio davanti alle tribune. Tech Desert in lieve vantaggio, accompagnato all'esterno da Signori Miei, il numero 7. Dietro a questi due c'è Passer Fritz, in giubba tricolore, il numero 4. All'interno di quest'ultimo Taini, tra questi due c'è anche Chiaromonte, il numero 1. Poi Signor Tiziano, Ocean Spirit, poi ancora Contatto, Rock Diamond e Magica Vita. Queste le posizioni dei cavalli a tre quarti della curva. Signori Miei, lieve vantaggio rispetto a Tech Desert. I due procedono vicini in testa alla corsa, un paio di lunghezze galoppa Passer Fritz, quarto è Taini, in quinta posizione c'è Signor Tiziano con a ridosso Chiaromonte, poi Ocean Spirit, Rock Diamond e Magica Vita. Così i cavalli procedono a tre quarti della diagonale, con Tech Desert che con maggiore intraprendenza ritorna davanti all'uscita della diagonale. La femmina della scuderia Vama è seguita adesso da Taini, il cavallo della Repubblica Ceca, che si pone nella scia della leader. Terzo è Signori Miei, quarto Passer Fritz, poi Signor Tiziano, Ocean Spirit, Rock Diamond, Chiaromonte, leggermente più staccato, Magica Vita, il grigio. Con queste posizioni i cavalli vengono a completare la curva, affrontano la diagonale discendente. Tech Desert continua all'evidenza nei confronti di Taini. I due hanno preso un certo vantaggio a Signori Miei, quindi Passer Fritz, poi ancora Ocean Secret, Rock Diamond, Chiaromonte, Signor Tiziano, Magica Vita in coda. Cavalli che si presentano sotto le tribune, affrontano il passaggio della siepe. Tech Desert mantiene la posizione all'attacco della curva di Marlengo, inseguita da Tahini. In terza c'è Signori Miei con a ridosso Rock Diamond, Ocean Spirit per le linee interne, poi Chiaromonte, Signor Tiziano ancora, poi Passer Fritz, Magica Vita. Completamento della curva di Marlengo, i cavalli vanno ad affrontare la retta opposta alle tribune. Signori Miei si propone all'esterno di Tech Desert, i due in linea davanti a Tahini, quindi Rock Diamond, poi ancora Ocean Spirit, mentre vanno affermando la marcia prima Chiaromonte, il numero 1, poi anche Passer Fritz, il numero 4. Cavalli a tre quarti della retta opposta, con Tahini e Signori Miei in aperta lotta nei confronti di Rock Diamond, i tre a lottare, poi ancora Ocean Spirit, cavalli che vanno a affrontare la curva conclusiva. Rock Diamond in lieve vantaggio nei confronti di Signori Miei, quindi ancora Tahini con all'esterno Ocean Spirit, ultimo tratto della curva conclusiva con Rock Diamond che accelera. Rock Diamond prende vantaggio, la femmina montata da Alessio Poglioni addirittura d'arrivo, alle sue spalle Signori Miei, Tahini e Ocean Spirit, ultima, conclusiva, Rock Diamond accelera, ha preso vantaggio, 150 dal palo, Rock Diamond è inseguita adesso dal solo Ocean Spirit che prova un ultimo affondo, 50 dal palo, Rock Diamond sostenuta fino in fondo, Rock Diamond vince davanti ad Ocean Spirit. Per il terzo finiscono molto vicini Signori Miei e Tahini, poi finisce bene alla distanza Magica Vita. Arrivo a sorpresa con Rock Diamond, la femmina, l'importazione dall'Inghilterra del signor Ostanel, che ne è il trainer e il proprietario, con Alessio Poglioni, femmina di 4 anni, vince a sorpresa davanti a Ocean Spirit. Per il terzo deciderà il giudice tra Signori Miei e Tahini.